Sono ebrea, sono vecchia, sono donna, sono proprio il soggetto adatto per essere odiato. L'amarezza della senatrice Liliana Segre, bersagliata da messaggi persecutori perché è sopravvissuta ad Auschwitz a quasi 93 anni, durante il secondo convegno Le vittime dell'odio, al memoriale della Shoah a Milano, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, testimonia gli orrori del nazismo e teme l'indifferenza e l'oblio. Della Shoah, lo dico sempre, ci sarà una riga in un libro di storia, così come per altre cose di quel genere, e poi non ci sarà più neanche quella. In Italia i crimini di odio sono in aumento, dicono gli ultimi dati, con quasi 3.000 segnalazioni di nuovi casi, fra antisemitismo, razzismo e sessismo. Un fenomeno accentuato dai social, dice il ministro Piantedosi. Attraverso la rete, i social, si sono create le condizioni di maggior favore per cui questi messaggi di odio possono in qualche modo propagarsi. In platea molti studenti, in visita al binario 21, da dove partivano i treni caricati dai nazifascisti, con famiglie innocenti, ebrei e oppositori mandati allo sterminio. 100.000 visitatori in pochi anni per questo museo storico e un'affluenza in crescita. Educare i giovani a riconoscere e a lottare e a opporsi a tutte le forme di sopraffazione.